questi due ultimi interventi e andiamo un pochettino su sempre su materie tecniche. Adesso parliamo dell'ICO, dell'Initial Coin Offering, che è chiaramente un tema che fra i tanti delle blockchain ci può toccare veramente da vicino come professionisti. La genesi di questo convegno, per quanto mi riguarda, ha una data ben precisa, il 24 novembre dell'anno scorso. Io stavo a Stoccolma assistendo un imprenditore italiano che stava facendo la presentazione di una sua startup nel campo energetico. Stavamo alla sala conference dell'Accademia Reale delle Scienze di Venezia e nel lancio, alla fine della presentazione, c'erano scienziati, investitori e un venture capitalist danese col quale parlavo, mi disse: ma questa iniziativa sarebbe perfetta per una ICO. Parlavamo in inglese, io dico: vabbè, avrò capito male, scusa, volevi dire IPO? Dice: no, guarda, ICO. E inizia a parlarmi e dopo, non esagero, dopo un minuto che lui mi illustrava questa cosa, io già vedevo questo convegno, cioè l'idea di condividere con amici e colleghi uno strumento di una portata così dirompente come questo è qualcosa che va condiviso. Ora ecco, abbiamo già affrontato alcuni temi connessi a questo strumento. È la nuova modalità con cui oggi le startup possono raccogliere capitali. Fino ad oggi conoscevamo l'equity crowdfunding e il venture capital. E sostanzialmente dall'anno scorso, perché il grande boom si è avuto l'anno scorso, abbiamo anche le ICO. Si tratta di operazioni, questo è bene ricordarlo, che sono ancora prive di regolamentazione in gran parte del mondo, il che significa che il maggiore o minore grado di compliance è autodeterminato dalle società che si offrono sul mercato. Ma non esiste un ente regolatore che detti delle norme specifiche. Poi vedremo come si stanno muovendo i vari stati. Il che significa che per l'investitore non c'è protezione, si può perdere l'intero investimento e di fatto ci sono stati numerosi casi di frode. Il termine appunto è simile all'IPO. Quali sono le differenze? La differenza principale è che in tema di governance, perché con l'IPO, che è lo strumento classico con cui le aziende si affacciano al mercato dei capitali, noi che sottoscriviamo un initial public offer abbiamo delle azioni, quindi siamo soci di quella società ed evidentemente possiamo esprimere il nostro voto nell'assemblea, per quanto può contare. Nelle ICO non esiste nulla di tutto questo, noi non siamo soci della società, quindi in termini di governance non contiamo, e questo evidentemente apre un tema che è già, sul quale già si sta discutendo, su una nuova forma di governance evidentemente da associare a questi nuovi strumenti. Al contrario delle azioni ci vengono date dei token, quindi dei gettoni digitali. Sono quindi ancora una volta parliamo di software, no Gianluca, che però ci danno dei diritti, e questi diritti tra l'altro sono associati ancora una volta a degli smart contract di cui si è parlato, e quindi evidentemente mi danno alcune possibilità che sono evidentemente legate a quella che è l'attività che l'azienda si propone di fare. Il che significa che questa moneta digitale, che a tutti gli effetti è anch'essa una criptovaluta, no? Il token è una valuta di fatto, viene associata a quella che sarà l'attività della società, perché sarà di fatto la moneta di scambio con la quale io, soggetto che aderisco alla ICO, potrò avvalermi, richiedere e pagare i servizi, i beni che la società emittente metterà sul mercato. È evidente quindi che quanto più è condivisa l'attività, quanto più è condivisa
anche in termini, diciamo, di social, l'attività di questa società, più posso pensare che la base dei clienti verrà incrementata e quindi di fatto quell'iniziativa avrà successo e quella criptovaluta associata a quella società avrà successo. Naturalmente, poiché scompare la figura dell'intermediario, non c'è più un soggetto vigilato, non c'è una SIM, non c'è una banca di investimento alla quale andare e chiedere le azioni, ancora una volta chi fa da padrone è la decentralizzazione e quindi la tecnologia blockchain, a cui è associata indissolubilmente questa nuova forma di raccolta dei capitali. Anche l'emittente, chiaramente. Assolutamente. Ora, non c'è un prospetto informativo, non esiste, quindi non c'è un'autorità regolatoria che preveda l'emissione di un documento con determinati canoni, però è chiaro che queste ICO viaggiano sulla base di informativa che prende il nome di white paper, che è un documento che può avere un maggiore o minore grado di dettaglio ed è associato al progetto. Non è, ripeto, non è soggetto ad alcuna autorizzazione, quindi evidentemente viene redatto autonomamente da parte della società che vuole quotarsi, tra virgolette, con questo strumento. E quindi è probabile che vengano enfatizzati gli aspetti positivi e quindi va letto con grande spirito critico. E quindi ci sono delle domande che ci dobbiamo fare, no? Innanzitutto, qual è il vantaggio competitivo di questo progetto rispetto ad altri analoghi? Fondamentale è il background e il curriculum del team che sviluppa il progetto. Chi sono? Che hanno fatto fino a quel momento? Che competenze hanno nello specifico settore? L'iniziativa a che punto è? E gli advisor? Spesso ci sono appunto degli advisor legali che supportano l'iniziativa. Per me non è indifferente sapere appunto qual è il team che gravita attorno a questa iniziativa. Spesso vi sono anche degli escrow account, cioè nel momento in cui io decido di partecipare all'ICO, i miei soldi non vanno direttamente alla società, ma ad un soggetto terzo depositario che li tiene ed eventualmente li gira la società quando verrà raggiunta la capitalizzazione minima, quindi in caso di successo dell'ICO. La capitalizzazione minima, il termine è soft cap, ed è la soglia minima al di sotto della quale l'ICO non parte. Vi sono poi dei meccanismi di pre-sale, nel senso che per invogliare la sottoscrizione dei token, quasi sempre le società tendono a riconoscere un bonus che è variabile in funzione del tempo, cioè prima io acquisto quel token rispetto alla data di lancio ufficiale dell'ICO e più io vengo remunerato, generalmente dallo 0 al 15%. Così come vi sono anche dei bonus che vengono dati a chi offre il proprio lavoro. Pensate ad esempio a tutti gli informatici che possono dare un contributo per scoprire i bug che stanno dietro ad una potenziale piattaforma. Questi si chiamano bounty program e vengono remunerati appunto sostanzialmente con dei bonus che vengono dati in contropartita del lavoro svolto. Naturalmente, per poter partecipare ad una ICO bisogna avere un wallet. Ecco, praticamente quando succedono queste cose ti rendi conto, guardo Gianluca, io mi sono sentito un poveraccio che avevo un mio conto e avevo qualche difficoltà a partecipare alle prime ICO, perché vedi chiaramente come sei discriminato, no? Voglio dire, Bitcoin o Ethereum immediatamente partecipi, beh, se hai il conto in euro, converti in dollari, fai la spedizione, aspetta il bonifico, capisci che sei obsoleto. Quindi lì ti rendi conto come evidentemente questi nuovi paradigmi, quando prenderanno piede sempre di più, poi di fatto spazzeranno gli altri metodi ai quali siamo abituati. I social sono molto importanti perché oramai queste operazioni viaggiano
con una divulgazione quasi in tempo reale. Dopo che Facebook ne ha vietato la pubblicità, Telegram è diventato la chat sulla quale ci si scambia informazioni, e spesso le varie società hanno delle chat su Telegram per tenere costantemente informata la platea dei sottoscrittori sulle novità, sugli aggiornamenti dell'ICO in corso. Reddit è anche un social molto utile perché classifica le varie iniziative, soprattutto i vari argomenti. Quindi io su ICO molto, molto importanti, molto affollati, io su Telegram mi posso perdere, ci sono centinaia di messaggi se non migliaia al giorno. Su Reddit io li trovo divise in formato e classificate per argomento. Ecco, abbiamo parlato dei token. Gli smart contract girano soprattutto sulla blockchain Ethereum, quindi la gran parte dell'ICO che voi vedete o potrete vedere utilizzano la blockchain Ethereum, proprio per questa facilità di essere associata agli smart contract. Ed in particolare c'è un protocollo RC20 che è quello maggiormente utilizzato, ed è da tenere in considerazione quando si apre questo wallet, quindi questo portafoglio digitale, perché se poi si vuole avere facilità di trasferimento dei token alla fine dell'ICO sul proprio wallet, questo protocollo standard consente il trasferimento automatico, e quindi sostanzialmente non c'è niente da fare, basta dare il proprio address alla società emittente e il trasferimento viene in automatico. Comunque vi posso assicurare, da soggetto scarsamente dotato sotto il profilo informatico, che sono processi assolutamente semplici e agevoli anche da parte di non addetti ai lavori. Questo è un esempio di una ICO che ho seguito, si chiama Crypterium, quindi una criptobanca, nelle loro intenzioni di diventare la JP Morgan delle criptobanche. Ha avuto molto successo, è stata la decima ICO del 2018. Sostanzialmente l'idea di fondo è semplice, quello di applicare quelli che sono i servizi bancari al mondo delle criptovalute, perché anche nel mondo delle criptovalute ci sarà bisogno di cambi, di trasferimenti, eccetera eccetera. Una ICO che ha avuto molto successo soprattutto nel mondo asiatico. Quando mi collegavo al sito c'erano questi pop-up in continuazione, che da Nuova Delhi il tizio ha comprato un tot numero di token, piuttosto che da Mumbai, piuttosto che dalle Repubbliche Baltiche, da cui vengono gran parte dei promotori del team. L'ICO ha raccolto più di 50 milioni di dollari in crypto coin. L'apertura del conto è semplicissima, si effettua il deposito dopo aver richiesto l'emissione di una fattura per il conteggio dei token. Naturalmente queste slide, così come quelle dei colleghi, verranno tutte pubblicate sul sito dei token, quindi le troverete. Ecco, vedete qui la schermata con cui c'è la griglia dei bonus a seconda del periodo in cui vengono sottoscritti i token. Il ritiro appunto dei token è pressoché banale se il wallet che avete supporta questo standard, questo protocollo RC20, creato appunto per la blockchain di Ethereum. L'hard cap è stato raggiunto il 6 gennaio. I numeri sono appunto 60.000 persone che hanno acquistato questi token da più di 150 paesi, un numero di utilizzatori della chat su Telegram superiore a 30.000 e 300.000 registered user account sulla loro piattaforma. Ecco, si presume che siano tutti soggetti che utilizzeranno i servizi di questa società. Un'operazione di successo, non vi nascondo, i token ancora devono essere quotati, probabilmente lo saranno tra pochi giorni,
è doveroso segnalare, ahimè, per quanto mi riguarda, che le quotazioni che ci sono sul mercato secondario sono di gran lunga inferiori a quelli dei prezzi di emissione dell'ICO. E questo non è un caso isolato. Quindi, se nel 2017 gran parte di queste operazioni sono andate con un'escalation con quotazioni sempre più elevate, a partire da gennaio di quest'anno, in parallelo con la discesa delle quotazioni delle criptovalute, anche queste ICO stanno avendo delle quotazioni che sono inferiori rispetto ai prezzi di emissione. Quindi questo è bene sapere, insomma, parliamo di un settore nel quale... Però scusami, rispetto alle criptovalute sgarrate dal sottostante, queste erano sottostante, quindi mentalmente tu quando le comprate pensavi di subire dei servizi. Sì, però vedo, sto vedendo che non è esattamente, ovviamente risentono dell'andamento delle criptovalute, però evidentemente hanno anche dei loro intrinseci movimenti, per cui la quotazione non esiste ancora perché non, anche Ethereum non ha ancora un exchange, sarà Bitcoin tra pochi giorni, però sul mio wallet Ethereum, My Ether Wallet, c'è una quotazione che, tra l'altro, guardo Gianluca, non riesco a capire da dove arrivi. Dove, e quindi non so se sia possibile su qualche altro mercato secondario, in attesa della quotazione ufficiale, scambiare questi token, però di fatto la quotazione che io vedo è sensibilmente inferiore al prezzo che io... Scusa, ma il token in questo caso mi serve per comprare il servizio che fornisce? Che ancora non c'è, però, ancora non c'è la piattaforma che ha l'atto per non lanciare. Scusa? Nel momento in cui è stato il lancio, l'advisor avrà valutato che c'è un servizio e chi compra per, differentemente dalla criptovaluta, diciamo, senza sottostante, qui compra per il servizio, dovrebbe, poi c'è il mercato secondario, va bene, però tu tendenzialmente compri quel servizio oppure pensi che quel servizio un giorno avrà un valore. Sì, perché quella sarà l'unica moneta di scambio, quindi... Per quel servizio. Esatto. Il sottostante è comunque un progetto, cioè non sai poi se veramente si realizza quel progetto, se... Vabbè, certo, non so se si realizza il progetto, però il sottostante c'è. Cioè, sì, può realizzarsi o non realizzarsi. Ma, no, il sottostante non è un derivato, non è che c'è un sottostante, non c'è un'azione sottostante. No, però, diciamo, progetto. Quell'azienda farà, che ne so, smartphone di decima generazione... Il sottostante è un progetto. Quindi c'è tutta la volatilità del progetto. Considera poi che quell'iniziativa, quella app, nel caso di specie, è testata in beta, quindi ancora non è diffusa. Quindi aggiunge anche questo all'elemento volatilità. Quindi questo giustifica il fatto che questi token poi abbiano delle oscillazioni. Pensa, c'è il token che si chiama UET, Useless Ethereum Token, cioè token senza senso. Nel white paper chi l'ha creato ha scritto: è totalmente senza senso, non farò nulla, però state investendo ovunque, metteteli anche qua. Ha raccolto $40,000, cioè, persone che magari per la frenesia di investire non hanno neanche letto il white paper. La frenesia, hanno regalato la novità, di salire sulla barca. Sì. Ma ci sono progetti anche letteralmente falliti, in cui il token non era praticamente ricollegato a nulla se non al finanziare la società. Progetti falliti, società chiuse e comunque si hanno portato avanti per mesi speculazioni su queste monete. Questo è un ambito di token economics e questo non finisce il token, questo qua di Ethereum. Quindi è un token ricollegato a un effettivo utilizzo all'interno della piattaforma. Poi ci sono poi anche i token che non hanno nessuno. Ma per quelli che hanno invece l'advisor, c'è anche un tipo di rating costellente, qualcosa del genere? Guarda, sì. Ci sono dei siti, questo è interessante, EcoBench, EcoRating, troverete in fondo, c'è una slide solo sui link. Oltre a quelli degli amici che appunto oggi sono qui con noi, proprio sulle ICO, perché ci sono almeno 3 o 4, ma anche di più, siti specializzati proprio in questo tipo di informativa sul rating. È un mondo affascinante, un po' una droga, però. Ma sono affascinanti perché appunto ciascuno con la sua metodologia autonoma di dire: guarda, io nel mare magnum di queste ICO ti dico una scaletta, perché c'ho il mio panel di soggetti tecnici che l'hanno valutata su base di diversi criteri, alcuni dei quali li abbiamo visti in precedenza, e ti segnalano quelle che sono, secondo loro, con delle stellette, magari da 1 a 5, quelle che sono preferibili, per tutta una serie di motivi. E volevo dire, a proposito del fatto che ci sono molte truffe nelle ICO, infatti già si parla di DAICO, quindi di forme di ICO evolute,
proprio per ridurre questo. Controllare la parte dei finanziatori, esatto, nella sostanza. Quindi già si pensa oggi proprio per risolvere il problema delle truffe nei. Ma tra l'altro, scusate, parliamo, non guardiamolo solo dal lato di investimento personale, siamo in una platea di commercialisti, il mondo dell'IPO che potrebbe vederci protagonisti, oggi vede protagonisti banchieri, avvocati d'affari, analisti finanziari, mentre invece abbiamo tutte le competenze per poter entrare su questo campo. L'ICO potrebbe essere un modo per avanzare su questo terreno e conquistare delle posizioni nostre. Potremmo avere un ruolo nei prospetti informativi, nei white paper, nella compliance e in mille altre cose. Quindi per questo dico, sfruttiamole queste occasioni di ingresso su. Qui si disintermedia, quindi vedete anche in questa slide l'andamento erratico nel 2017, il boom che c'è stato proprio a dicembre nel numero e anche negli importi dell'ICO, hanno raccolto quasi 4 miliardi di euro. Nel 2018, i primi tre mesi, abbiamo già superato tutto il raccolto, il capitale raccolto nell'intero anno 2017, siamo già a 4 milioni e 4. Questa è una lista delle migliori, di Criterium era la decima. Qui poi potete vedere con calma anche la suddivisione per categorie e come vedete non c'è che l'imbarazzo della scelta, sono praticamente tutti i settori che noi possiamo immaginare che sono coinvolti, per dire come poi i campi di applicazione, il gaming. Ecco, due parole sui provvedimenti regolatori, perché non ci sfugge che chiaramente questa materia verrà regolamentata, e anzi già lo è. Ma qui è interessante davvero vedere come si stanno muovendo i governi, perché i nostri amici parlavano prima del Giappone, si è parlato della Svizzera, non so se lo sapete, la Svizzera è una crypto valley, cioè un ambiente dedicato interamente alle criptovalute, e il Ministero delle Finanze vuole fare della Svizzera il primo paese per le criptovalute. L'America sta pure muovendosi in questo senso, sta addirittura immaginando una terza figura di investitore. Prima c'era solo quella dell'investitore accreditato o accreditato, adesso pensano, in un disegno di legge che si sta discutendo alla Camera, di inventarsi una terza figura, l'investitore tecnico, cioè vale a dire l'investitore che conosce la materia, diciamo informatica, i codici, blockchain eccetera, che giustamente può essere più importante essere informato sotto quel punto di vista che non essere un investitore con la vecchia accezione. Ma ecco, più importante e più interessante di tutti è la Francia. Non so se avete mai sentito parlare di questo progetto che si chiama Unicorn, che è stato lanciato dalla AMF, l'autorità dei mercati francesi, all'inizio dell'anno scorso. Unicorn sta per Universal Node for ICO Network and Program. Sostanzialmente una consultazione pubblica, un discussion paper che è stato lanciato per raccogliere le osservazioni dei vari addetti ai lavori, e loro prevedevano tre possibilità di inquadramento del fenomeno, tra cui anche evidentemente la possibilità di proibirle queste ICO, perché insomma è un tema che è sempre all'ordine del giorno. Beh, che cosa è successo? Qui vi ho trascritto il testo di un articolo recentissimo, neanche una settimana fa, il 15 marzo, è in francese, il giornale francese, Les Echos. Guardate il titolo, Bercy, cioè la sede del governo, vuole fare di Parigi la capitale delle ICO. Cioè il governo, nell'ambito di una legge che è attualmente in fase di discussione, mentre in tutto il mondo i gendarmi, vedete, dei mercati finanziari stanno dichiarando guerra all'ICO, su questo nuovo mezzo di finanziamento, la Francia si vuole distinguere, pragmatica e vogliosa di accompagnare l'innovazione tecnologica, l'autorità dei mercati finanziari ha lavorato alla messa in opera di un quadro regolatorio flessibile e adattato all'ICO. Questo quadro è molto lontano da quello introdotto da altri regolatori come la SEC, che evidentemente considerano più restrittivo.
Faranno, che cosa farà quindi? Almeno si immagina, parliamo ancora di un disegno di legge. Vogliono regolare l'ICO prevedendo una sorta di visa, cioè un passaporto, una sorta di benestare alle ICO che evidentemente rispetteranno determinati requisiti che sono in via di definizione. Fare un rating, diciamo. Se visa non è un rating, è un passi o non passi. Quindi non è, non lo so, poi si assumerà una forma anche graduale. Ma la cosa interessante è che anche già stanno dicendo che anche le emissioni che non avranno questo visa non saranno proibite, evidentemente saranno meno appetibili. Cioè, stiamo parlando della Francia, non stiamo parlando del Burundi, non stiamo parlando neanche della Svizzera che ha sempre avuto, ha sempre cavalcato, no? Voglio dire, sulla finanza ci ha fatto le sue fortune. È la Francia che, tra l'altro, capite, in un momento di Brexit, UK col mercato dei capitali importanti, l'Alternative Investment Market a Londra, che è la capitale della raccolta dei capitali per le aziende tecnologiche, la Francia che fa? Dice, aspetta un attimo, c'è la Brexit, io voglio cavalcare questa nuova onda. Paese fondatore dell'Unione Europea, cioè questi sono segnali, a mio avviso, importantissimi per capire poi quale può essere un'evoluzione. Come diceva prima Gianluca, l'Italia, i cavalli che poi si possono cavalcare, perché evidentemente, ripeto, non stiamo parlando di Singapore, stiamo parlando della Francia. Comunque, insomma, negli ultimi tempi a livello di politiche, diciamo, vogliamo aggressive, ne ha fatte parecchie, insomma, ma ha tolto anche il tappo libico, ci ha scatenato l'immigrazione in Italia, quindi purché poi ricadano sugli altri conseguenze, è facile, insomma, nel loro micro interesse, sicuramente è un'azione che porterà all'economia francese benefici, bisogna vedere il contesto poi degli altri, insomma, come andrà a finire. Però sicuramente un passo avanti di un paese che valida un qualcosa che attualmente non trova in altri paesi un supporto strutturale. Ma capite che si sta sdoganando, questo è il tema, no? Lo si sta sdoganando. Vi lascio anche una serie di termini gergali così simpatici dagli addetti ai lavori, che alcuni li avevamo già visti. L'hard cap è appunto la soglia massima oltre la quale lo smart contract associato al token non accetta più denaro, quindi oltre la quale l'ICO si ferma. È carino il fatto di HODL. Voi sapete che in inglese tenere si dice hold, ma un trader ubriaco qualche anno fa ha lanciato una chat invece il termine HODL, I'm HODLing, e quindi questo termine poi è diventato popolare ed è associato al fatto che i veri detentori di queste criptovalute se le tengono fino alla morte. HODL e oltre. Queste sono alcune cose prese da queste chat, dove Lambo è la Lamborghini italiana, il mito di tutti questi. Questa è la parte goliardica del nostro mondo. La Lamborghini l'ha cavalcata veramente questa storia qua, una volta il massimo colazione, beh ragazzi, sono figli delle Lamborghini, basta. Sì, non ci sono Ferrari, non ci sono Rolls Royce, la Lambo è rigorosamente. E questi sono i link ai siti web, guardateli perché sono molto interessanti, tra l'altro molti fatti bene, e guardandone più di uno veramente si fa un'idea di quali sono le iniziative più o meno interessanti, perché ovviamente poi ci sono dei criteri, c'è un processo di selezione, no, alla fin fine su queste ICO. Direi, io non voglio rubare altro tempo a questo Gambino, quindi naturalmente sono temi sui quali ci potremmo dilungare su giornate, anzi vi lasciamo i nostri riferimenti, i miei ADS eccetera, perché teniamoci in contatto. Come ha detto Alessio all'inizio, giustamente pochi ma buoni, ma questi sono temi sui quali vanno divulgati, bisogna fare squadra su queste tematiche. Posso dire una cosa a proposito del mio aggancio? Siccome sono appunto temi molto importanti, ringrazio anche la Commissione in quanto ha fatto, perché effettivamente è un valore aggiunto molto alto. Tutte queste dispense, se volete, non so, diffonderle, perché sarebbe oltre l'uomo. Sì, saranno questo è la sì, le facciamo le garanzie dell'ordine, un convegno. Grazie. Grazie, Vasco.